Veniamo a questo ultimo trittico di esercizi tratti, ve lo ricordo, dal testo degli autori Lamberti, Merè Unanni, intitolato Il corso di matematica, algebra, il volume 2 della ETAS, casa editrice. Andiamo a leggere questa, x più 3, riguardante naturalmente, stiamo parlando delle disequazioni letterali ancora intere, ma con lettere situate al denominatore. X più 3 fratto a meno 1 più 2x meno 1 fratto a più 1 minore di a più 3 fratto a al quadrato meno 1 con a e con a diverso da più o meno 1, ci indica il testo. Come vedete abbiamo come al solito, trasportare l'ultimo termine a destra, quell'a più 3 fratto a quadro meno 1 a sinistra, cambiando di segno, quindi scrivendo il tutto come x più 3 fratto a meno 1, a naturalmente il nostro parametro reale, più 2x meno 1 fratto a più 1 meno a più 3 fratto a al quadrato meno 1, che ve lo ricordo, tutto quanto minore di 0, a quadro meno 1 è una differenza di quadrati, scrivibile come a meno 1 per a più 1, e pertanto, facendo un facile minimo comune multiplo, che è evidentemente il prodotto fra i due binomi di primo grado in a meno 1 per a più 1, avremo che a meno 1 per a più 1 diviso a meno 1 è a più 1, quindi x più 3 va a moltiplicare a più 1, così come 2x meno 1, cioè il secondo denominatore, va a moltiplicare questa volta a meno 1, e infine a meno 1 per a più 1 diviso a quadro meno 1 fa 1, per a più 3 con meno davanti è un meno a meno 3, tutto quanto minore di 0. Moltiplichiamo x per a è un ax, x per 1 è x, 3 per a è un 3a e 3 per 1 è un 3, 2x per a è un 2ax, 2x per meno 1 è un meno 2x, meno 1 per a, attenzione, è un meno a, meno 1 per meno 1 è un più 1, e infine meno a meno 3 lo riscriviamo tutto fratto, naturalmente questo a quadro meno 1, quindi questo a meno 1 per un a più 1. Dunque andiamo a sommare dei termini simili, quindi risolvere un po' d'algebra al numeratore. Abbiamo che ax più 2ax è un 3ax, e questi li abbiamo segnati. Poi abbiamo i termini con solamente con x, quindi x meno 2x è un meno x, eccoli qui. I termini noti rimangono, abbiamo un 3a, meno a meno a è un meno 2a, 3a meno 2a è un più a, e infine i coefficienti solamente numerici, abbiamo un 3 e un meno 3 che se ne vanno, rimane come vedete solamente un più 1. Quindi abbiamo ottenuto, lo scriviamo in alto, una situazione di questo tipo, pronta per essere discussa, raccogliendo un x, quindi otteniamo x che moltiplica un 3a meno 1 più a più 1, tutto fratto il solito prodotto fra a meno 1 e a più 1, tutto quanto minore di 0. Allora, dobbiamo, come al solito, scartare il caso di a uguale 1 e a uguale meno 1, perché ci dicono che a è diverso da 1 e meno 1. Cominciamo col caso di a uguale a un terzo, cioè il caso di 3a meno 1, cioè il coefficiente che moltiplica la x al numeratore uguale a 0, che vuol dire 3a meno 1 uguale a 0, ricordo, portando il meno 1 a destra e dividendo ambedue i membri per 3, quindi applicando il facile secondo principio di equivalenza delle equazioni, a uguale a un terzo. Se a uguale a un terzo abbiamo che questo è 0, un terzo più 1 è un terzo più 2 terzi, quindi è un 4 terzi fratto. Allora, un terzo meno 1 è un terzo meno 3 terzi, quindi un meno 2 terzi, che moltiplica un altro a più 1, ovvero un 4 terzi. Allora, questi due se ne vanno, otteniamo un più diviso meno è un meno, 1 su 2 terzi è un meno 3 mezzi. Oh, meno 3 mezzi è sicuramente una qualità negativa, e pertanto abbiamo che se a è uguale a un terzo, la disequazione è verificata per ogni x appartenente reale. Caso 2 è il caso appunto che ci interessa di più. Allora, intanto dobbiamo eliminare quell'a meno 1 per a più 1 al denominatore, moltiplicando e dividendo per a meno 1 per a più 1, ma prima dobbiamo porre positivi, dobbiamo far sì che questo prodotto a meno 1 per a più 1 sia positivo, e per farlo dobbiamo risolvere questo prodotto di disequazioni nella variabile a, ponendo i due fattori, quindi a meno 1 maggiore di 0, quindi a maggiore di 1, e a più 1 maggiore di 0, quindi a maggiore di meno 1. Andiamoli a mettere nel grafico dei segni. Qui abbiamo meno 1, qui abbiamo 1, a maggiore di meno 1 lo rappresentiamo in questa maniera, a maggiore di 1 lo rappresentiamo in questa maniera, meno per meno più per meno meno, più per più più,
il più c'è agli esterni, quindi vuol dire che a meno 1 per a più 1 il prodotto sarà, come prodotto sarà positivo, quando a, come vedete, è minore, se e solo se a è minore di meno 1, unito con a, maggiore di 1. Questa soluzione la dobbiamo però mettere insieme, quindi mettere in un altro grafico semi, con la positività del coefficiente 3a-1. 3a-1 è positivo quando a è maggiore di un terzo. Ora, andiamo nel grafico dei semi. Qui abbiamo meno 1, naturalmente in mezzo abbiamo un terzo, più avanti abbiamo 1. Allora, cominciamo a mettere a maggiore di un terzo e la rappresentiamo così. E poi il prodotto del denominatore è positivo, che vuol dire a, abbiamo già studiato, a minore di meno 1, a maggiore di 1. Tratteggio al centro. Abbassiamo gli intervalli e notiamo come meno per più faccia meno per meno faccia più per meno, più per più. Ecco i due intervalli che ci interessano, ovvero a compreso fra meno 1 e un terzo, e chiedo scusa, sì, a compreso, ho detto giusto, a compreso fra meno 1 e un terzo e a maggiore di 1. Allora avremo che per a compreso fra meno 1 e un terzo, unione a maggiore di 1, abbiamo che si può moltiplicare m2 membri per a-1 per a+1 eliminando quel denominatore, rimane il solo numeratore minore di 0 e dividendo a-2 membri per 3a-1 otteniamo che x, per a compreso fra meno 1 terzo, ripeto, e per a maggiore di 1, è minore, rimane minore il segno, di meno a+1, perché a+1 passa dalla parte destra, quindi c'è un meno davanti, fratto 3a-1. X è minore di meno a+1 fratto 3a-1, che si può anche scrivere come il testo lo scrive, questo meno lo mettiamo sotto, x minore anche di a+1 fratto, moltiplicando per meno 1 3a-1, otteniamo a+1 fratto 1-3a, quindi abbiamo che x è minore di a+1 fratto 1-3a, se a è compreso fra meno 1 terzo e a è maggiore di 1, viceversa, se a è minore di meno 1 unito con a compreso fra un terzo e 1, la soluzione sarà la stessa, ma col segno della disuguaglianza cambiata. La x sarà maggiore di a più 1 o 1 più a fratto 1 meno 3a. E questa, ancora una volta, la discussione corretta di questa disequazione letterale intera con lettera del denominatore. Sulla falsa riga delle precedenti c'è anche questa. X più 2 fratto k più 4 meno 2k meno 2, chiedo scusa, meno 2x meno 1 fratto k più 2 maggiore di 2kx meno 5 fratto k quadro più 6k, questo è un k, più 8. Il parametro, in questo caso reale, letterale, è il k. K è reale, k è diverso da meno 4 e meno 2, ci dice il testo. Allora, anche in questo caso conviene trasportare questo 2kx meno 5 fratto k quadro, così k più 8, da destra a sinistra cambiando di segno, cioè mettendo un meno davanti alla linea di frazione, quindi scrivendo x più 2 fratto k più 4 meno 2k meno 1, chiedo scusa, qua è un 2x meno 1, eh? X e k sono molto simili come li scrivo, quindi abbiamo un 2x meno 1 fratto un k più 2, chiedo scusa, meno 2kx meno 5 diviso. Ora, k quadro più k più 8, che è un trinomio particolare notevole nella variabile k, si può scomporre, guarda caso, in k più 2 per k più 4, tutto quanto maggiore di 0. Allora, minimo comune multiplo, che naturalmente è k più 2 per k più 4, diviso k più 4 è k più 2 per x più 2, quindi abbiamo un x più 2 che moltiplica un k più 2, così come meno. Allora, anziché mettere in meno possiamo cambiare il segno a 2x meno 1, quindi scrivere più 1 meno 2x e moltiplicarlo per k più 4. E poi, visto che qua k più 2 per k più 4 diviso k più 2 per k più 4 fa 1, per 2kx meno 5 con meno davanti abbiamo un più 5 meno 2kx, tutto quanto maggiore di 0. Dobbiamo non fare altro che moltiplicare x per k è un kx, x per 2 è un 2x, 2 per k è un 2k, 2 per 2 fa 4, 1 per k più 4 è un k più 4, meno 2x per k è un meno 2kx, meno 2x per più 4 è un meno 8x, più un 5 meno 2kx. Tutto diviso, il prodotto naturalmente di k più 2 per
per k più 4, tutto naturalmente maggiore di 0. Sommiamo come al solito i termini al numeratore, vediamo cosa otteniamo. Otteniamo che kx meno 2kx è meno 2kx meno 2kx è un meno 4kx più kx è un meno 3kx e questi li abbiamo trattati. Termini con x, abbiamo un 2x meno 8x che è un meno 6x, ed eccoli qua. Allora, termini noti ma con coefficiente letterale, abbiamo un 2k più k che è un 3k. Coefficienti sono numerici, 4 più 4, 8 più 5, addirittura un 13. Ed eccolo qua. Bene. Scriviamo in alto come al solito la nostra forma pronta per essere discussa. Allora possiamo, faccio notare, raccogliere un meno 3x al sì, possiamo raccogliere un meno 3x al numeratore e ottenere un k più 2, naturalmente più un 3k più 13, tutto fratto, questo k più 2 naturalmente per k più 4, tutto maggiore di 0. Cominciamo allora, naturalmente sono esclusi i casi di k uguale a meno 2 e k uguale a meno 4 perché ci vengono direttamente esclusi dal testo dell'esercizio. Caso 1 è il caso, faccio notare, del k più 2 che è nullo, ovvero k uguale meno 2. Sostituiamo al posto di k il meno 2, qua viene 0 per meno 3x è 0, se k meno 2 viene 3 per meno 2 che viene meno 6, più 13 è un 7, abbiamo un 7 al numeratore. Abbiamo che, guardate, se k è uguale a meno 2, notiamo che però andiamo contro evidentemente il valore che viene escluso, quindi k uguale a meno 2 non lo possiamo mettere perché k uguale a meno 2 è uno dei due valori esclusi, quindi dobbiamo solamente vedere quando, intanto cominciamo con l'esaminare il k più 2 per k più 4 maggiore di 0, per eliminare, ricordiamo che dobbiamo eliminare il coefficiente letterale che sta al denominatore moltiplicando e dividendo per questo prodotto k più 2 per k più 4. In modo tale dobbiamo fare in modo che questo sia positivo. Questo è positivo quando k è maggiore di meno 2, però k più 2 è positivo, e quando k più 4 è maggiore di 0, quindi k è maggiore di meno 4. Legge, ricordiamolo, quando la disequazione del prodotto si fa ponendo maggiore di 0 tutti i fattori che compongono il prodotto. Quindi qua abbiamo un meno 4 che è più piccolo sicuramente del meno 2, k maggiore di meno 4, k maggiore di meno 2, il tratteggio se volete mettetelo o no, notiamo come meno per meno faccia più per meno meno, più per più, più. I più sono come al solito all'estrema sinistra e all'estrema destra, quindi la soluzione di k più 2 per k più 4 maggiore di 0 è k minore di meno 4 unito con k maggiore di meno 2. Questa soluzione la dovremmo mettere ancora in un altro grafico segni insieme alla soluzione ottenuta ponendo. Allora, se il meno qui lo togliamo, mettiamo 3 e lo moltiplichiamo per la parentesi dentro, otteniamo dentro un meno k meno 2. Vi consiglio di fare così. Dobbiamo porre meno k meno 2 positivo, perché se meno k meno 2 è positivo, cioè se il coefficiente che sta davanti a 3x, visto che 3 è sicuramente una costante positiva, è positivo, vediamo che trasporteremo 3k più 13 a destra, lo cambieremo di segno, e il segno maggiore rimarrà. E questi due se ne sono andati perché questo qua è positivo. Meno k meno 2 è maggiore di 0 quando k più 2 è minore di 0. Cambiando i segni cambia anche il verso della disuguaglianza, cioè k minore di meno 2. Allora abbiamo che qui abbiamo un meno 4, qui abbiamo un meno 2, k minore di meno 2, eccolo qua. E poi abbiamo k minore di meno 4 e k maggiore di meno 2. Guardate, l'unico segno più viene qua a sinistra, perché qua più per meno fa meno. E meno per più fa meno. Allora vuol dire che solamente per k minore di meno 4 si può eliminare il denominatore moltiplicando e dividendo per il denominatore k più 2 per k più 4 e si può poi dividere ambi due membri per meno k meno 2 per 3 che per meno 3 che moltiplica k più 2 o meno 3 che moltiplica meno k meno 2, scrivendo che la soluzione pertanto sarà x maggiore di meno 3k meno 13 diviso meno 3 che moltiplica k più 2, raccogliendo un meno al numeratore, guardate, in questo caso se ne vanno i meno e meno sopra, quindi la soluzione sarà x maggiore di 3k più 13 fratto 3 che moltiplica k più 2. I meno e meno si sono semplificati. Viceversa,
nell'altro intervallo, quello con i segni meno, cioè in sostanza, quando K è compreso tra meno K, tra meno 4 e meno 2, unito con K maggiore di meno 2, il libro giustamente dice per K maggiore di meno 4, naturalmente intersecato con K, unito con K diverso da meno 2, è uguale. In quest'altra condizione, dove infatti ci sono i segni meno, la soluzione sarà la stessa, ma invertendo, cambiando il verso della disuguaglianza, quindi x minore di 3k più 13 fratto 3 che moltiplica k più 2. E ancora questa, ancora una volta questa, assolutamente identico all'esercizio precedente, e questo cambiano solo i numeri. 3x meno 2 fratto k più 1 meno x meno 3 fratto k più 2 è maggiore di 3kx meno 2k fratto k quadro più 3k più 2 con k diverso da meno 2 e meno 1, che rendono valori k per k uguale a meno 2 e k uguale a meno 1, la disequazione è naturalmente priva di significato. Come al solito, scriviamo 3x meno 2 fratto k più 1 meno x meno 3 fratto k più 2 meno, quindi trasportiamo questo termine a sinistra cambiando il disegno come abbiamo fatto nei precedenti esercizi, quindi meno 3kx meno 2k fratto del k quadro più 3k più 2, che lo possiamo scrivere come k più 2 per k più 1 tutto quanto maggiore di 0, no? A questo punto minimo, come al solito, minimo comune multiplo, che naturalmente è proprio k più 2 per k più 1 diviso k più 1 e k più 2, quindi vediamo che il nostro k più 2 va a moltiplicarsi a un 3x meno 2. Quel meno davanti a x meno 3 lo fa cambiare di segno, diventa un 3 meno x, che va a moltiplicare questa volta k più 1, infine k più 2 per k più 1 diviso k più 2 per k più 1 è 1 per quel 3kx meno 2k, che è 3kx meno 2k con meno davanti, quindi un più 2k meno 3kx, tutto quanto maggiore di 0. Dunque k per 3x è un 3kx, k per meno 2 è un meno 2k, 2 per 3x è un 6x, 2 per meno 2 è un meno 4, 3 per, allora abbiamo che 3 per k è un 3k e 3 per 1 è 3, meno x per k è meno kx, meno x per 1 è un meno x, poi abbiamo un di seguito 2k più 3kx, 2k, ho cambiato io il segno, non so perché, quindi è un 2, rimane un 2k meno 3kx naturalmente, fratto, come al solito, questo k più 2 per k più 1, tutto maggiore di 0. 3kx e meno 3kx se ne vanno a 0, al numeratore, vediamo cosa rimane in kx, rimane un solo meno kx, questo. Allora, in x abbiamo un 6x meno x più 5x e poi infine i termini coefficienti numerici insieme anche letterali sono meno 2k più 3k che fa k, k più 2k è un 3k, e dopodiché abbiamo che meno 4 più 3 è un meno 1, eccolo qua, scriviamolo in alto come al solito, pronto per essere discusso. Raccogliamo x, otteniamo che x che moltiplica 5 meno k più 3k meno 1, tutto fratto, questo prodotto che è un numero, ricordiamo, k più 2 per k più 1 è maggiore di 0. Come al solito, i casi di k uguale meno 2 e k uguale meno 1 non dobbiamo farli perché ci vengono esclusi dal testo, dobbiamo fare il caso in cui però 5 meno k è 0, ovvero k uguale a 5. Bene, se k è uguale a 5, questa volta k uguale 5 annulla quello, viene un 3 per 5 è 15, meno 1 viene un 14, ma come vedete qua sotto abbiamo 5 più 2 è 7, 5 più 1 6, 7 per 6 fa 42, in generale questo numero è certamente positivo, quindi se k è uguale a 5 la disequazione è verificata sicuramente per ogni x appartenente al reale. Caso più succulento, allora cominciamo da studiare il segno positivo di questo prodotto, ovvero quando è che k più 2 per k più 1 è positivo. Positivo quando k è maggiore di meno 2 e quando k è maggiore di meno 1. Andiamo a mettere nel grafico segni.
dove qui abbiamo meno 2, che è sicuramente più piccolo di meno 1, k maggiore di meno 1, eccolo qua, k maggiore di meno 2, eccolo qua. Come al solito i segni più vengono all'estrema sinistra e all'estrema destra, come potete vedere. Quindi la soluzione di k più 2 per k più 1 maggiore di 0 è k minore di meno 2, come potete vedere qua c'è un più, k minore di meno 2 unito con k maggiore di meno 1. Adesso però dobbiamo metterlo insieme al valore positivo del coefficiente che c'è al numeratore, ovvero dobbiamo porre 5 meno k maggiore di 0, che cambiando i segni è k meno 5 minore di 0, ovvero k minore di 5. E quindi qui abbiamo il meno 2, qua abbiamo il meno 1, qua abbiamo 5. Allora, k minore di 5 lo rappresentiamo così, k minore di meno 2 unito con k maggiore di meno 1 lo rappresentiamo così, tiriamo giù gli intervalli e facciamo il prodotto dei segni: più per meno meno, più per più, meno per più meno. Ci interessano i segni più, e infatti diremo che se k è minore di meno 2 unito con k compreso fra meno 1 e 5, la soluzione come diventa? Allora, intanto possiamo eliminare il denominatore, quel prodotto numerico k più 2 per k più 1, moltiplicando ambedue i membri per k più 2 per k più 1, e poi possiamo dividere portando 3k meno 1 a destra, diventando quindi 1 meno 3k, possiamo dividere ambedue i membri per 5 meno k, che anch'esso è positivo. Quindi in questo intervallo, ripeto, k minore di meno 2 e k compreso fra meno 1 e 5, la x sarà maggiore di 1 meno 3k, che cambia di segno andando a destra, fratto 1, 5 meno k, che naturalmente si può anche scrivere come lo scrive il testo, raccogliendo un meno al numeratore diventa un meno aperta la tonda 3k meno 1, meno aperta la tonda k meno 5 sotto, meno e meno semplifico, può diventare anche scritto come un 3k meno 1 fratto un k meno 5. E allora viceversa, cioè se k è compreso tra meno 2 e meno 1 unito con k maggiore di 5, in questo caso, vabbè, la soluzione sarà non più col maggiore ma col minore, cioè x sarà minore di questo 3k meno 1 fratto k meno 5. Eccola qui la discussione di quest'ultima disequazione letterale intera, perché dal prossimo video in poi tratteremo l'argomento disequazioni letterali fratte. Ciao a tutti.